niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, dati do di do, chibum, chibum, dati do di do, chibum, chibum. Amici ascoltatori, benvenuti. Benvenuti su Onda Radio Civico 93. Questa è SWIP. Siamo in diretta e potete ascoltarci su www.civico93.it, www.spreaker.com e in modulazione di frequenza FM 100.9. Questo è il secondo incontro tra i partiti e movimenti politici di San Nicandro in vista delle prossime consultazioni elettorali comunali. Sono ospiti dello studio Domenico Fallucchi per la lista Oppure Voi, Nazario Tancredi per SEL e Roberto Augello per Unione di Capitanata. Allora, la prima domanda, lasciamo perdere il dissesto perché è stato già sviluppato nell'incontro precedente con il PDL, Udeur e PD. Ecco, volevo chiedere qualche cosa che non abbiamo chiesto agli altri, in modo che gli ascoltatori hanno un panorama completo, diciamo, dell'informazione su San Nicandro. Liste civiche, si parla di a San Nicandro di parcellizzazione di liste civiche, cioè una miriade di liste civiche. Una cosa importante, ma la domanda mia è questa, a partire ecco da Domenico Fallucchi, oppure voi che è appunto una lista civica. Cioè la presenza di tutte queste liste civiche è un problema soltanto, diciamo, di strategia elettorale, cioè coinvolgere più gente per avere più possibilità di voto, o rappresenta magari una disaffezione verso la politica in generale? Sì, grazie per la domanda. Questa è una domanda che mi viene rivolta spesse volte, quindi la ringrazio particolarmente. E, sicuramente non è un'opportunità per un calcolo aritmetico, perché altrimenti proprio nel caso nostro avremmo potuto fare comunque delle scelte diverse, in quanto c'erano anche degli altri partiti che si erano proposti. Ma io credo che la presenza di tante liste civiche, anche in altre coalizioni ovviamente, deriva da un duplice aspetto. Il primo è che in effetti, camminando per le strade del paese, mi sono accorto che c'è tanta sfiducia nei confronti dei politici, della politica in genere, probabilmente anche a torto ragione, perché i partiti politici, a mio avviso, rappresentano sempre il mezzo attraverso il quale produrre democrazia. Sono a volte gli uomini che vi stanno dentro che magari lasciano un po' a desiderare, lo dico con molta franchezza. E quindi questa riflessione riflette un po' l'esigenza di tanti cittadini che vogliono impegnarsi oggi per il proprio comune, per il proprio paese, e hanno preferito scegliere la lista civica, poiché probabilmente oggi, ripeto, a torto a ragione, non si rivedono più in un partito classico tradizionale. Si ritrovano più facilmente in una lista civica. Io nella fattispecie posso dire che noi abbiamo avuto anche una, diciamo, un aspetto diverso che ci ha portato ad avere più liste civiche, perché mentre 2 anni fa abbiamo concorso da soli contro tutti, dopodiché, dopo l'esclusione dalla vita amministrativa, abbiamo comunque aperto una sezione, abbiamo conosciuto in 2 anni tantissimi giovani, tantissime persone che oggi si sono voluti candidare e hanno preferito comunque una lista civica. Siccome la nostra l'avevamo riempita, ne abbiamo pensato di fare qualcun'altra per dare disponibilità e più visibilità a tutte queste persone. Quindi va bene sia l'una che l'altra. Nazario? Allora, a mio avviso invece il discorso delle liste civiche di San Nicandro è semplice opportunità strategica, perché per me è inconcepibile che in un paese di meno di 16.000 anime residenti, perché domiciliati saremmo 12-13.000, sì e no, notevolmente di meno, ci siano oltre 250 candidati. Potevano essere anche di più se non c'era l'inghippo
col nostro PSI che doveva stare in coalizione con noi. Quindi a mio avviso è una semplice questione di strategica e di opportunità politica. È una cosa che a me dispiace tantissimo. Per quale motivo dispiace tantissimo? Perché in una situazione del genere non si riesce nemmeno a fare selezione, non si riesce a fare. Infatti, secondo me, si dovrebbe cambiare la legge elettorale e far passare anche nei comuni sopra i 15.000 abitanti, magari fino ai 20.000, forse 25.000 abitanti, quella che è la legge elettorale per i comuni sotto i 15.000 abitanti. In questo modo si potrebbe fare politica in maniera molto più seria e concreta anche. Okay, questo è il mio modo di vedere. Sì, ma giusto per dire, la prossima, no, può passare il microfono. Okay. No, dicevo che comunque fra poco, se le cose non cambiano, staremo al di sotto di 15.000, quindi andremo a votare con altra legge. Infatti siamo solo 200 abitanti in più rispetto ai 15.000 previsti dall'ultimo censimento. Intanto voglio ringraziarvi per l'invito fattomi e porto i saluti dell'intero gruppo dirigente dell'Unione di Capitanata. Allora, rispetto alla domanda, io sono un po' d'accordo con quello che diceva Nazario. A volte le liste civiche nascono nei momenti elettorali per puri eventuali calcoli elettorali, quindi più che altro una strategia per coinvolgere più persone nel momento elettorale, quindi per poter eventualmente dare più voti ad un candidato sindaco. Il problema è un altro, è il ruolo che si deve dare alle liste civiche, cioè sono i partiti che devono definire eventualmente una strategia di governo di una città o sono le liste civiche? Sono i partiti che in qualche modo devono costruire magari anche insieme alle liste civiche, ma devono avere, ecco, la primogenitura su quello che deve essere un programma di governo. Non si può assolutamente delegare le liste civiche, anche perché io voglio dire, se è un problema di uomini, credo che i partiti siano associazioni, se così le vogliamo definire, aperte a tutti, con delle regole, con degli statuti. Quindi se ognuno di noi ha la possibilità di entrare in un partito che comunque esprime valori, che comunque esprime principi, che comunque esprime programmazione nel caso delle elezioni amministrative, io credo che tutti i cittadini lo possono fare ed è inutile creare liste civiche su liste civiche per un governo della città. Bene, però devo convenire col fatto che comunque nessuno è esente da questo problema, forse soltanto la coalizione di centro-sinistra, perché vedo che il PDL ha, dunque, oppure voi, Realtà Italia, Sanicantro, perché il Movimento Schittulli già, diciamo, un pochino meglio posizionato. Poi la coalizione con il candidato di sindaco Giordano ha Torre, pensionati, diciamo. Beh, io credo che la lista Torre, perché io credo che ogni candidato sindaco può portare il suo valore aggiunto con una sua lista. Quindi la lista Torre in questo caso è stata costruita attorno al candidato sindaco. Gli altri movimenti sono movimenti, il nostro, anche se territoriale, è comunque un movimento politico ben strutturato, con riferimenti anche regionali. Il nostro consigliere Gian Nicola De Leonardi, presidente della settima commissione affari istituzionali. Il socialismo Dauno è altrettanto un movimento strutturato a livello regionale. Udeur è un partito rappresentato anche a livello europeo. Sì, assolutamente, però voglio dire, comunque comunque diciamo le liste civiche contano, sono importanti perché possono dare tantissimo, possono dare ricordiamo, non dimentichiamo l'effetto Grillo, che è partito così e quindi è arrivato a 9 milioni di elettori. Se l'effetto Grillo comunque, però sono i risultati che si vedono, non voglio discutere su questo. Me ne allora bene. Anche se su Sanicantro dobbiamo convenire, è comunque una novità il fatto della presentazione di una lista. Non sto parlando di contenuti, sto parlando della presentazione di una lista e di un candidato sindaco donna, comunque è bello. Allora, seconda domanda. Pug, l'altra volta, l'altro incontro, sia Giovanni Villani, sia Pierino Tancredi che Mario del PD hanno convenuto che il PUG è molto importante e diciamo è la mamma di tutto quello che dovrebbe succedere a Sanicantro. Però si diceva appunto che il PUG è un pochino vecchiotto, dovrebbe essere
proprio Giovanni Villani dice che dovrebbe essere, non dico rivisto, ma insomma più consono, diciamo, ai tempi d'ora. Convenite su questa cosa, Roberto? Beh, il Pug ha avuto un percorso iniziato già con l'amministrazione Squeo. E quindi, insomma, già da parecchio. Già noi abbiamo fatto delle osservazioni dopo che c'è stata la prima fase di presa d'atto della Regione Puglia, quindi sono state fatte delle osservazioni dall'amministrazione Monte, ed è ancora in fase di approvazione definitiva. È stato approvato un documento in consiglio, che è il documento preliminare per l'approvazione del PUG in consiglio comunale. Ricordo che venne approvato all'unanimità, quindi un consiglio comunale che all'unanimità, maggioranza e opposizione, votò questo documento programmatico su dei principi cardine. Noi facemmo, io ero consigliere di opposizione, facemmo delle osservazioni, alcune recepite, altre no, della maggioranza. Però ecco, su una cosa sono d'accordo con Giovanni Villani, che è comunque uno strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra, città. E correttivi? Beh, correttivi probabilmente qualcosina bisognerebbe variare, bisognerebbe capire la zona di sviluppo turistico come in qualche modo correggerla, perché non possiamo in qualche modo continuare a sperare in qualcosa che potrebbe essere illusorio. Vogliamo magari che lo sviluppo turistico sia concreto e reale in zone in cui si possono realmente realizzare le cose. Benissimo. È un esempio. Domenico? Sì, anch'io sono d'accordo con sia con quanto ha detto Giovanni che Roberto. In realtà va rivisto un po' meglio il PUG, perché poi sostanzialmente San Nicandro è andato avanti e forse ancora andrà avanti con il cosiddetto piano di fabbricazione che risale agli anni 70 e che forse ha fatto pure tanto bene in quegli anni e nei decenni successivi. Aveva una logica, era un paese diverso, oggi sicuramente penso che tutti condividiamo lo stesso parere che è un mezzo che non è più idoneo. A me piacerebbe sviluppare, e mi ha dato spunto proprio Roberto su questa cosa del turismo, quello che è previsto dal PUG regionale, cioè il PUG intercomunale. Questo è molto interessante perché noi abbiamo proprio una zona che secondo me ricade a pennello, nel senso la zona Schiapparo Istmo. È una cosa che tratteremo dopo. Il PUG intercomunale, secondo me, qualunque amministrazione essa vada domani, se si arma di forte coraggio, di pazienza, perché richiederebbe dei tavoli di lavoro con i comuni, con le amministrazioni vicine, che sicuramente richiederanno notevoli sforzi, probabilmente noi riusciremo a fare anche delle cose più carine. Oltretutto abbiamo anche il dissesto, per cui un contributo da un comune vicino non guasterebbe e tra l'altro ci aiuterebbe a bypassare tanti problemi gravosi che ci tengono in ostaggio da tantissimi anni, contenziosi che non finiranno mai, che solo attraverso una collaborazione seria, politica, di qualunque forza vada ad amministrare, anche unitamente, ripeto, ad altri comuni, potrebbero essere delle soluzioni forse più attuali rispetto alla risoluzione, all'approccio iniziale che benissimo, non ci ha portato a niente. Nazario? Allora, per quanto riguarda il PUG, a mio avviso andrebbe ridisegnato in toto. San Nicandro è un paese brutto, e forse il fatto che San Nicandro è brutto rispecchia anche, purtroppo, ahimè, la nostra identità storico-culturale. C'è stata una ricerca negli States, a New York se non erro, in cui hanno visto come aree degradate causassero anche degrado culturale, ma non solo culturale, anche di tipo c'è un forte legame, e questo ci deve far riflettere su quella che è la nostra città. Per me va ridisegnato perché San Nicandro è un pugno allo stomaco, cioè il solo vedere San Nicandro, mi dispiace dirlo, ma è brutto, è un brutto paese, è disegnato male, è fatto male. Il PUG va rifatto, va rivisto. Quando si fa il PUG, a mio avviso, si deve tenere ben presente che ci deve essere un principio che ci deve guidare, la bellezza. Noi siamo un paese dell'Italia che ha radici molto profonde e che ha fatto della bellezza
ha fatto della bellezza la sua storia. Anche noi a San Nicandro dovremmo avere questo principio. Poi, oltre a questo principio, dovremmo sederci, a mio avviso, e con un po' di umiltà chiedere aiuto magari a chi potrebbe darci una mano a fare un PUG fatto bene, che potrebbe rivitalizzare questo paese. Il problema è questo, Nazario, forse hai ragione, ma i tempi, per la tempistica come facciamo? Perché il PUG potrebbe essere comunque uno strumento di risanamento dell'ente, cioè potrebbe contribuire, non è che lo, però potrebbe contribuire. Forse le tue osservazioni sono giuste, però si allungherebbero tantissimo i tempi e quindi abbiamo fatto poca cosa, insomma. Quindi sarebbe opportuno magari, ecco, apportare dei correttivi, delle correzioni così. Come? No, no, chiaramente radere al suolo no. Comunque, quella era una cosa che ci tenevo a dire, perché comunque per quanto riguarda come correggere, per me già dal giorno dopo le amministrative si può, con un po' di umiltà magari, chiedere aiuto a chi ci possa dare una mano a correggere questo PUG senza interessi magari ci potrebbero essere dietro. Ma senz'altro saranno d'accordo pure tutte le forze politiche in campo. Ok, allora ci interrompiamo per ascoltare un po' di musica. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Posso la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi umili in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farapurto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, e poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita, non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi venderti onore per denaro e ora nel cuore metti un.
Riprendiamo la trasmissione e ci occupiamo di traffico. Il primo a rispondere sarà Domenico Fallucchi. Certamente San Nicandro non eccelle in questo, è problematico anche andare a piedi in certe zone, eccetera. Non ci sono parcheggi, la segnaletica pure lascia desiderare. Cosa potrebbe fare l'amministrazione Gualano? Allora, indubbiamente, come dice lei, è un motivo di disagio il problema del traffico urbano, certamente non rispecchia quello che succede in un paese che si può dire un paese civile, quindi di iniziative in realtà ce ne sarebbero tante. Io quella che ho più a cuore è sicuramente i disagi che si creano a San Nicandro in determinati momenti dell'anno, mi riferisco soprattutto al periodo estivo con ingombri notevoli di strade e di arterie principali che normalmente vengono trafficate in maniera normale durante l'anno, via Gramsci ad esempio, lo sappiamo tutti. E quindi lì dovremmo produrre più sforzi per capire come potremmo alleviare questo problema, perché è questo, secondo me, lo si può fare. Relativamente ai parcheggi invece, anche questo è un aspetto che in tutte le città ormai dove si va si trova il parcheggio a pagamento, quindi sarebbe anche una cosa giusta farla. Purtuttavia vi esterno francamente una mia debolezza, che siccome abbiamo un comune in dissesto e i cittadini soprattutto sono gravati da tantissime tasse, gravarli ancora di ulteriori spese, sia pur minime, come quelle del parcheggio, non so se avrò proprio il coraggio di farlo, anche ritenendolo una cosa giusta. Allora, una maggiore vigilanza da parte del corpo dei vigili urbani, può darsi che sia... Questo sì, questo sicuramente sì, questo è un aspetto che dovrebbe essere, che dovrebbe andare naturalmente, non, indipendentemente dalla volontà anche dotazione organica dei vigili urbani, se non sbaglio, è minima. Sotto, è minima. Va bene, Roberto? Il problema così della viabilità, del traffico, è un problema serio. Diceva bene prima Domenico quando diceva che in alcuni periodi dell'anno via Gramsci diventa veramente impraticabile, ma lo vediamo anche in questi giorni di campagna elettorale. È bastato ieri sera chiudere al traffico Corso Umberto e Corso Garibaldi, che via Gramsci non si poteva più percorrere. Quindi naturalmente è necessario pensare a delle infrastrutture viarie che diano la possibilità di snellire il traffico. Sappiamo tutti che ci sono comunque dei progetti già da un po' di tempo pensati, con qualche progetto anche in fase avanzata. Naturalmente la futura amministrazione dovrà essere brava a trovare i finanziamenti, perché naturalmente non si possono pensare a opere faraoniche, quale potrebbe essere una circonvallazione, sì, con fondi che vengano dal comune. Poi gli altri problemi più semplice risoluzione sono, un maggiore coinvolgimento del corpo dei vigili urbani. E i parcheggi a pagamento? Sui parcheggi a pagamento io sono convinto che non in tutto il paese, ma in alcune zone credo sia opportuno pensarli, perché voglio fare un esempio: non è possibile che un'auto sia parcheggiata a Corso Umberto dalla mattina alle 8:30 fino al pomeriggio alle 16:30. Per chi lavora in alcuni posti non è pensabile qualcosa del genere. Quindi credo che bisogna in qualche modo studiare un sistema per dare la possibilità a tutti di parcheggiare e in qualche modo coinvolgere il corpo dei vigili urbani con un maggior controllo del territorio. Poi i punti strategici sono molti, quindi facilmente controllabili. Voglio pensare alla zona del semaforo qui vicino, quindi voglio dire, nel periodo estivo Villa San Michele, quando si parcheggia in modo veramente indisciplinato, uso questo termine, quindi le cose si possono fare, naturalmente tenendo conto della ristrettezza economica, quindi pensando a cose che non abbiano costi per il comune. Nazario? Per quanto riguarda la viabilità, a mio avviso, per fortuna a San Nicandro non abbiamo un grossissimo problema, a parte i periodi di festa e l'estate possiamo ritenerci molto fortunati vedendo la viabilità in molti centri italiani.
per quello che riguarda i parcheggi a pagamento, proprio per questo motivo, in quanto la viabilità a mio avviso non è così non è così ingombrante, io sono contrario ai parcheggi a pagamento, in quanto ci abbiamo come esempio San Marco in Lamis, in cui i miei amici di San Marco e molti miei parenti di San Marco mi confermano che i parcheggi a pagamento a San Marco sono stati un flop, oltre a un aggravio per le casse comunali. Per questo motivo io sono contrario anche a San Nicandro ai parcheggi a pagamento. Per quello che riguarda invece, come diceva Roberto Augello, ma idem Fallucchi, che si dovrebbe ripensare a nuove infrastrutture per snellire il traffico, perlomeno nei periodi estivi, sono d'accordo. Ovviamente c'è tantissimo a lavorare per cercare dei fondi. Nel caso in cui non ci siano, bene saperlo che non si potrà fare nulla, perché non si può pensare minimamente di aggravare ulteriormente le casse, a parte che non si può fare perché i commissari non lo permetterebbero, quindi non c'è nemmeno questo problema. Quindi a mio avviso questa è la situazione. Per quello che riguarda il corpo dei vigili urbani, purtroppo il loro organico è scarso, però io penso che dovrebbero presidiare di più il territorio, perché in quei momenti in cui hanno presidiato di più il territorio, i sanicandresi si sono visti i risultati. I sanicandresi sono diventati di colpo tutti disciplinati. Benissimo. Allora, facciamo un'altra domanda e partiamo da Nazario. Problema Schiapparo. Sì. È un problema che sta molto a cuore a uno dello staff di Civico 93. Allora, cosa si può fare in concreto per la sua valorizzazione? Perché alcune, insomma, ci sono posizioni diverse. Per alcuni è considerato un degrado ambientale, anche dal punto di vista sanitario. Per alcuni potrebbe essere un avvio diciamo di valorizzazione di quella zona. Sel, cosa pensa di questo? Avendo anche alla regione Nichi Vendola. Già il nostro nome dice tutto, Sinistra Ecologia e Libertà. Lo Schiapparo è stato classificato come il quarto ecomostro d'Italia. Il quarto ecomostro è un motivo, c'è, se è stato considerato il quarto ecomostro d'Italia, e lo vediamo tutti, io non lo reputo una zona urbana. Per me sembra di essere a Beirut, questo è un dato di fatto. Collegando sempre al discorso del Pug, collegando la bellezza, lì non esiste, lì non si sa che cos'è la bellezza. Purtroppo lì c'è stato uno scempio in 30-40 anni fa, in cui c'è stata, come è avvenuto in molte parti d'Italia, una cementificazione a tappeto. Oggi che cosa si può fare? Oggi c'è da discutere con la regione, non solo, per cercare di dare un minimo di decoro a quello che è la zona Schiapparo, un minimo di decoro, vedere se è possibile, non lo so se è possibile, anche quello di portare corrente, fogna e quant'altro. Se è possibile. Per quanto riguarda la zona Schiapparo, infatti l'assessore Barbanente, quando hanno dovuto studiare il discorso parco, si mise le mani nei capelli, abbandonò il tavolo e se ne andò. Disse, cioè, è inconcepibile, non siamo in Italia, non può essere una zona dell'Italia questa. Eppure è l'Italia e San Nicandro. Sì. Quindi per quanto riguarda la zona Schiapparo, questo è secondo me quello che c'è da fare. Cercare di dare un minimo, cioè, di pensare e insistere per le demolizioni, per, allora insomma è inutile queste cose. No, a mio avviso se è possibile delle demolizioni mirate, ma non a tappeto, anche perché comunque non è solo San Nicandro che è in cattive acque, ma è tutta l'Italia che è in cattive acque, e abbattere circa, se non ricordo male, 3.000 case non è una cosa semplice. Se poi vogliamo fare demagogia, facciamo demagogia abbattiamo tutto, diventare lo Schiapparo Rimini e Riccione. Dal punto di vista ambientale sarebbe ancora peggio dell'esistente. Roberto? Sì, sostanzialmente condivido. Diciamo che la storia la conosciamo tutti, quindi conosciamo le motivazioni, il perché le famiglie hanno costruito quelle case lì, però ecco, è necessario che ci sia un momento di riflessione su tutto, e che comunque, se eventualmente bisogna trovare il modo per recuperarla la zona, anche perché, voglio dire, non ha nessuna valenza turistica. Anzi, man mano che passano gli anni si svuota quella zona sostanzialmente. Io avevo dei parenti che venivano da Torino in vacanza qui in zona Schiapparo, affittavano una casa,
ogni anno, forse l'anno prossimo avremo la corrente, non vengono più. E come succede, penso ai miei parenti, succede un po' a tutti. La presenza è sicuramente diminuita. Quindi o c'è veramente un momento di recupero importante per quella zona, o altrimenti credo che sia inutile continuare a perseguire cose che poi non quindi si realizzeranno. Quindi bisognerebbe abbandonare l'idea delle demolizioni. Assolutamente sì, pensare, no, anche perché demolirle tutte e pensare ad un momento di recupero. A pensare ai servizi, assolutamente, perché sì, dal servizio riparte la valorizzazione. Assolutamente sì, sia pur assolutamente sì. Anche perché abbattere tutto, no, se qualcuno l'ha definito il quarto ecomostro, diventeremmo il primo, sì. Quindi questo è quello che... Domenico, oltretutto le quattro case abbattute stanno ancora lì, sì, ma mai smaltite, quindi belle che viste da tutti a spese del proprietario, che non le smaltirà mai. Sì, io nei confronti di questo problema, ma come di tanti altri, ho sempre una posizione un po' più ottimistica, nel senso che non mi pongo mai le domande, ma se avessimo fatto, se fosse, quindi oggi c'è una realtà che è quella dello Schiaparo, e quindi preferirei che si utilizzassero le energie perché diventasse migliore tutto qui. Ecco perché prima avevo anticipato ai PUG intercomunali, perché è vero, ovviamente tenendo conto che bisogna innanzitutto portare i servizi principali, però ci possono essere anche tante idee politiche. A me me ne viene in mente una che già mi immaginavo al tavolo con il sindaco di Lecce, che avrei proposto liberamente, magari non so se può andare in porto, però mi sarebbe piaciuto per esempio proporre l'abolizione dell'ICI a tutti i sannicandresi che la pagano sulla casa dello Schiaparo, purché ci sia l'obbligo per esempio del piano del colore, cioè che tutti i proprietari si impegnassero perché quelle case diventassero tutte bianche. Almeno Ostuni. In questo modo io capirei, sentirei più, come cittadino, mi sentirei più legittimato a pagare delle spese che oggi pagano senza avere la legittimazione di essere dei veri proprietari, di essere sul territorio di San Nicandro, una legittimazione che è sempre molto, cioè una sensazione che hanno i proprietari delle case allo Schiaparo, che è sempre molto leggiadra, non si sa mai che fine faranno, sì, cioè uno stato di precarietà della proprietà che hanno. Quindi, e nonostante ciò comunque pagano delle tasse, le pagano puntualmente ogni anno. Quindi io credo che il PUG intercomunale, che si basa solo sulla volontà faticosa sicuramente politica, che prevede l'incontro di due amministrazioni con tutti i problemi che hanno le diverse amministrazioni, pur tuttavia se c'è una volontà di riqualificare questo territorio, si deve solo insistere in maniera forte, perché solo i politici lo possono fare, non c'è nessun altro che può venire come d'incanto a risolvere questa soluzione, né certamente quella dell'abbattimento delle case, che quella è la cosa più facile, ma è anche la più brutta a mio avviso. Caro Domenico, allo Schiaparo è legato Torre Mileto, che vive soltanto un po' l'estate, poi rimane completamente abbandonato. Quello è il territorio di San Nicandro. Si può potenziare Torre Mileto? E poi la domanda... Sì, io credo proprio di sì. Io devo dire una cosa, quest'inverno ho fatto un incontro con gli operatori turistici di Torre Mileto, perché noi, non avendo mai amministrato, abbiamo preferito sostanzialmente ascoltare i problemi dei diretti interessati. Io ho trovato un filo conduttore comune in tanti ambienti lavorativi, e quindi anche quello degli operatori turistici, che vivono sostanzialmente a Torre Mileto. Torre Mileto è innanzitutto definita come un'appendice di San Nicandro. La nostra idea, un po' da sogno, sarebbe quella che diventasse un quartiere di San Nicandro, e quindi che si potessero anche aggiungere dei servizi anche solo nel periodo estivo, anche servizi comunali solo nel periodo estivo, per agevolare tante persone che non preferiscono rientrare a San Nicandro la sera, ma che si fermano lì. E poi, avendo ascoltato gli operatori turistici, personalmente proprio ho proposto un modello che in altri comuni esiste già, il cosiddetto consorzio di strada. Sì. E cioè, cosa sono questi consorzi di strada? Sono dei consorzi veri e propri tra tutti gli operatori turistici di Torre Mileto, che
dove non arriva l'amministrazione, non perché non lo voglia fare, ma perché per esempio c'è un dissesto finanziario, si collabora, si contribuisce anche ad aggiustare delle cose, dei muretti, per renderlo, unitamente alla partecipazione pubblica, ovviamente quello non deve mancare mai, a rendere più appetibile il posto. E questo è stato fatto in molti comuni, e questi consorzi di strada prevedono delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni di credito agli istituti bancari, hanno perfino in dotazione delle carte di credito, dei bancomat solo per loro, perché accedono con spese a tasso zero. Okay. E quindi ci sarebbero delle opportunità. Io parlo di questo perché faccio sempre riferimento ovviamente ad un comune che è in dissesto finanziario, per cui che cosa ci chiedete voi, cosa chiedono i cittadini all'amministrazione, ma anche viceversa, cosa chiede l'amministrazione ai cittadini? Anche l'amministrazione necessita di una collaborazione da parte nostra. Sì. Non può essere trasparenza, solo unidirezionale. Benissimo, Roberto. Con quello che diceva Domenico, a volte molto spesso forse si è considerato Torre Mileto come un appendice della nostra città, invece dovremmo avere la capacità tutti di considerarla parte integrante della nostra città, un po' come Lesina Marina nei confronti del comune di Lesina. Naturalmente i problemi sono tanti, e parlo proprio dello sviluppo della zona, cioè perché anche gli operatori turistici quanti ne sono? Sono pochi, e dovremmo tendere a vedere in quella zona, sono comunque pochi, Domenico, le potenzialità sono ben altre. Cioè, se noi parliamo di Pug e parliamo di zona di sviluppo turistico, in quella zona sette operatori turistici che magari si limitano al Lido nel periodo estivo, comunque sono ben poca cosa rispetto a quella che è la potenzialità dell'intera zona, che parte da Torre Mileto e va fino a Foce Varano, insomma ai confini, quindi tutta quella parte che in qualche modo bisogna tendere a sviluppare. Quindi questo è diciamo è quello che dicevo io prima, dicevo io prima che in qualche modo dobbiamo sviluppare nella parte in cui è possibile farlo senza che ci siano contenziosi su contenziosi, o che comunque si continuino quelli in essere. Naturalmente sono d'accordo quando Domenico diceva che anche gli operatori in qualche modo, per un sano principio di sussidiarietà, devono dare il loro contributo, ma non solo in questo, ma anche nel rendere vivo, nel rendere partecipato quel posto, perché vista anche le condizioni del comune non è più pensabile pensare al comune che si sposta a Torre Mileto per la classica festicciola o per i classici fuochi pirotecnici. Quindi sinergicamente il privato insieme al pubblico, dare visibilità al territorio per attrarre sempre più turisti possibili. Quindi il lavoro da fare è tanto e bisogna lavorare su più fronti. Lazario? Allora, per quanto riguarda Torre Mileto, la prima cosa da fare sarebbe innanzitutto pulire le spiagge di Torre Mileto, perché per me è parlare di turismo quando poi abbiamo una situazione ambientale da schifo, per me è inconcepibile. Cioè, facciamo prima quello che si può fare, rendiamo innanzitutto Torre Mileto accettabile, che non lo è, poi capiamo che tipo di turismo c'è oggi su Torre Mileto. Oggi a Torre Mileto vanno i sanicandresi, San Marchesi, qualcuno di San Severo e di Apricena. Queste. Ora, che vogliamo fare di Torre Mileto? Se il turismo è questo tipo di turismo, è ovvio che non ci potranno essere nuovi operatori turistici, probabilmente quelli che ci sono già faticano. Pensare di far diventare Torre Mileto una zona come Rodi, Peschi, Civieste, per me oggi è un po' un'utopia. Ci vorrebbe lo schiapparo. Ci vorrebbe lo schiapparo. Si dovrebbe lavorare non come si fa sempre, chiusi in un campanile e in un orticello, pensando solo esclusivamente a Sanicandro, ma si dovrebbe lavorare in concomitanza con altri comuni del Gargano per valorizzare il settore turismo in generale, non a Torre Mileto,
turismo. E quando parlo di turismo non intendo solo Torre Mileto, valorizzare quello che è l'intero territorio di San Nicandro, magari progettando con gli altri comuni degli eventi itineranti su tutto il territorio, così che anche a San Nicandro possano sorgere nuovi hotel o ristoranti. Perché se si entra in rete con altri comuni e si inizia a ragionare come si fa nel Salento, che il turista non va a Vieste e si fa una settimana a Vieste, non va a Rodi e si fa una settimana a Rodi, non va una settimana a Peschici e se la fa a Peschici, ma no, va in un posto del Gargano e in una settimana, due settimane gira l'intero territorio del Gargano, l'intero territorio del Gargano, in cui noi dobbiamo entrarci con le nostre specificità, puntando su quello che ci caratterizza e valorizzando quello. Valorizzando. Benissimo, allora un po' di musica e a più tardi. You could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Listen, you may not believe. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm really this fireside. It burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day. Take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Riprendiamo la trasmissione e il primo a rispondere sarà Roberto Augello. Allora, centro storico. Il centro storico è stato sempre inserito nei programmi elettorali da tutte le competizioni ed è rimasto comunque più degradato che mai. Credo che anche nei programmi elettorali di quest'anno ci sia. Beh, posso dirlo in due parole, sì. Lo recupereremo, quindi potrei chiudere così, visto che in tutte le competizioni elettorali è stato detto questo. Beh, comunque qualcosina in passato è stato fatto, parlo anche della semplice pavimentazione, non credo che sia quello lo stato in cui versavo un po' di tempo fa. Tenete presente che il centro storico di San Nicandro è il più grande che esiste. Assolutamente, assolutamente. Io mi viene in mente subito Peschici, mi viene in mente il recupero fatto
nel centro storico di Peschici, la valenza turistica di cui si parlava prima, Nazario, rispetto ecco, ad un'attrattiva. Quindi è questo il modello eventualmente che dovremmo tendere a realizzare anche nel nostro centro storico, magari recuperando un po' di immobili con bed and breakfast, ecco, spingendo anche i proprietari al recupero delle loro case e ad iniziare delle attività. Si parlava di albergo diffuso. Di albergo diffuso, esatto. Il nostro regolamento prevede che in quella zona le attività commerciali non paghino l'ICI, quindi voglio dire, ecco, dando delle agevolazioni nonostante il comune versi in questa, ma comunque bisogna dare uno stimolo. Si potrebbe portare anche qualche ufficio comunale. Beh, questo insomma diventa un po' più complicato qualche sportello, ecco, magari che ne so, voglio pensare uno sportello informativo per i giovani, voglio pensare, quindi questo si potrebbe fare. Naturalmente c'è un progetto in essere con una passeggiata che comunque coinvolge anche il centro storico, che è il famoso PIRP di cui l'amministrazione Squeo, con molta onestà intellettuale, ha ottenuto il finanziamento, anche se i lavori sono partiti con l'amministrazione Monte. Quindi ecco, a questo dobbiamo tendere per il centro storico. Benissimo, Nazario? Sono d'accordo con Roberto, il centro storico va recuperato. Anzi, a San Nicandro siamo un'anomalia in confronto agli altri comuni. Se noi guardiamo tutti gli altri comuni, i centri storici sono le zone in dei vari paesi. San Nicandro invece sembra la zona off del paese. Quindi c'è da fare un lavoro innanzitutto culturale, far capire che i centri storici hanno una valenza storica, culturale e non solo. Quindi rivitalizzarli. Come rivitalizzare il centro storico? Sempre collegato col discorso di Torre Mileto, turismo, entrando con le nostre specificità. Si potrebbe pensare a un centro storico innanzitutto rendendolo più carino. Io penso sempre un centro storico pieno di fiori, bello da vedere. Un centro storico, come ci sono alcune strade del centro storico di San Nicandro dove vanno a fare delle foto gli sposi, perché comunque sì, sono caratteristiche e ci hanno dei fiori. Io penso un centro storico di quel tipo. E potrebbe diventare anche un'attrattiva turistica, potrebbe diventare. Sì, sì. Domenico? Sì, il centro storico è un aspetto a cui noi teniamo particolarmente, l'abbiamo detto più volte nel nostro programma e in campagna elettorale. Questi luoghi, diciamo, cosiddetti della marginalità, secondo me rappresentano un patrimonio molto importante. Perché possono diventare sia un modello di sviluppo futuro, ma anche di, come diceva Nazario, un modello di turismo. A me piacerebbe immaginarlo come un luogo destinato all'artigianato domestico di una volta. Mi piacerebbe tanto vederlo in questa maniera, e perché no anche ad una zona recettiva. Io non so se voi siete a conoscenza di quel gruppo di giovani architetti olandesi che sta girando dal meridione in giù, dal centro Italia in giù, che praticamente stanno recuperando con pochissimi soldi i centri storici di molti comuni. Quello più famoso è quello di un paesino in abruzzese completamente disabitato, che non ha nulla a che vedere con il nostro centro storico, nemmeno come territorio, perché noi abbiamo comunque un bosco vicino, il mare vicino. Loro hanno, questo comune ha probabilmente solamente una bella vista. Tolto questo, non ha niente. Purtuttavia, questi giovani architetti hanno ristrutturato il centro storico di questo paese e non c'è un fine settimana che non pullula di turisti. Chiamiamoli allora. Io già sono in contatto. Benissimo. Questo. Non solo, posso dire un'altra cosa. Oggi questo comune, che ha 7.000 abitanti, nel centro storico ha 7 alberghi piccoli, 7 recettività. Bene, va bene. Nazario, allora la prima domanda a te, e parliamo dell'ASP Zaccagnino. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite in questa trasmissione il suo presidente Nicandro Di Salvia. Ecco, secondo te la Zaccagnino può dare un contributo strategico, oltre che dal punto di vista sociosanitario, ma a livello occupazionale, può fare qualche cosa per San Nicandro?
Ma io credo che quello che c'era da dire sull'ASPL ha detto abbastanza bene. Abbiamo fatto altri. Non era un'intervista politica allora, no, ora parliamo di politica, quindi diciamo. Va bene, comunque per quanto riguarda l'ASP Zaccagnino, sul socio sanitario già si crea occupazione, quindi già creando strutture sociosanitarie già diventa motore di sviluppo di Sanicandro, creando occupazione, perché col welfare e col socio sanitario si crea occupazione, si crea. Dico, è definito soltanto su questo, sul socio sanitario. Per quanto riguarda il socio sanitario, non solo. Io credo che, dato che l'ASP ha ingenti terreni, ecco, oltre 2000 ettari di terreni, io credo, e se ne parlava col presidente, che a breve si possa anche pensare di dare dei terreni a giovani agricoltori per rivitalizzare l'agricoltura di Sanicandro, perché in tutta Europa si sta puntando tantissimo sull'agricoltura, perché ci si è resi conto che in momenti di crisi l'agricoltura è un settore che traina. Purtroppo a Sanicandro non è così, quindi c'è da fare un grande lavoro anche sugli agricoltori di Sanicandro e far capire che l'agricoltura odierna è cambiata. Comunque si dà almeno un'opportunità ai giovani di entrare in questo settore. E in più si punta sui giovani, anche perché in Italia abbiamo questo problema, che l'età media degli agricoltori è altissima. Benissimo. Roberto? Sì, questa è un'idea, anche se io ritengo che l'ASP si debba caratterizzare per eventualmente una maggiore visibilità rispetto ai servizi sociosanitari. Perché questo? Cioè, un ragionamento molto semplice. Allora, utilizzare il patrimonio che ha per creare reddito e investire reddito in strutture sociosanitarie. Quindi voglio dire, questo è quello che io prego. Però ecco, una cosa ci tengo a dire. L'ASP non può in nessun modo considerarsi un'azienda a sé, la voglio definire così. Deve, e credo che deve essere un imperativo questo, integrarsi con l'economia della città di Sanicandro Garganico, e soprattutto deve integrarsi in una logica di integrazione, scusatemi la cacofonia, con i comuni dell'ambito territoriale. Perché se l'ASP, la logica, la nascita dell'ASP qual è? È una trasformazione delle vecchie IPAB. Quindi addirittura sentivo qualcuno che diceva che solo nel 2013 l'ASP poteva addirittura gestire le politiche sociali di un comune. No, questo è dal 2005 che lo potrebbe fare, anzi da quando è stata trasformata in ASP. Però voglio dire, fare questo significa mettere in campo un processo insomma un po' più lungo di integrazione, sì, con gli altri comuni. Però ecco, la cosa che ci tengo ed è un imperativo comunque integrarsi con le future amministrazioni, indipendentemente da quale colore. Se mai si comincia, mai si arriva, insomma. Allora, Domenico? Sì, io sono sicuro, anche non avendo mai approfondito questo discorso, però sono sicuro che la Fondazione Zaccagnino rappresenti un'opportunità importante per Sanicandro. Riguardo alle idee, alle cose che si possono fare, esse sono sicuramente molteplici, ma l'imperativo secondo me è anche qui di natura politica. Io credo che questi sono i tempi in cui nessuno può esimersi dalla responsabilità di provvedere o di fare qualcosa per il paese, per cui una interlocuzione tra il comune e la Fondazione Zaccagnino deve essere più forte che mai. È necessario. Ed è vitale. Poi tutte le idee, dato che ha un patrimonio così enorme, credo che ce ne possano essere di tutti i tipi e si possono analizzare tutte, però la cosa più importante che bisogna superare, a mio avviso, a Sanicandro, sono gli ostacoli politici, quelli inutili che rendono difficoltosi i dialoghi l'uno con l'altro. E chi lo fa oggi veramente si prende una grave responsabilità, perché il comune ha bisogno di tutto e quindi anche della Fondazione Zaccagnino, forse soprattutto. Benissimo, vi prego di dare risposte più brevi in modo che finiamo con le domande. Allora, impianto complesso, la cosiddetta discarica, cioè a che punto è la situazione oggi?
Ma la situazione oggi non so bene a che punto. So che la delibera adottata dal comune è stata invalidata perché c'è stata una sentenza del TAR che comunque ci condanna, se non dovessimo provvedere ad andare oltre, anche a spese, insomma, quindi, perché c'è stata fatta una progettazione e tutto quanto. Io le posso solo dire il mio pensiero politico sulla discarica, che è quello che siamo contro la realizzazione, anche se ritengo che sia una cosa giusta, però va riproposta in chiave intercomunale. Non credo che sia una responsabilità che debba assumersi necessariamente solo il comune di San Nicandro. Nazario? Per quanto riguarda l'impianto complesso, noi siamo contrari, andrebbe rivisto in toto, ma così com'è l'impianto complesso siamo contrari. Benissimo. Molto semplice, noi siamo invece molto favorevoli a potenziare la raccolta differenziata, cercando di arrivare ai rifiuti, ai cosiddetti rifiuti zero, così si crea occupazione, si evita di pagare l'ecotassa dal 2014, perché l'Europa ha previsto nel 2001 che ci si doveva arrivare al 60% di raccolta differenziata entro il 2011, prorogata al 2012, non abbiamo raggiunto. La Regione Puglia ci ha graziati, ha detto vi graziamo per quest'anno, e se entro il 2014 non raggiungete, abbassando il 20%, almeno il 40% di raccolta differenziata, pagherete anche l'ecotassa. E non ci arriveremo comunque. Ai noi non ci arriveremo. Non ci arriveremo. Roberto? Io sono felicissimo di questa affermazione del segretario Di Sella, perché pure io colgo immediatamente, anzi andiamo a Bari domani mattina insieme a parlare con il presidente Ventola e a cercare di, in qualche modo, di risolvere il problema per San Nicandro. E quindi l'unione di capitanata è pronta. Quando, indipendentemente dalle coalizioni, sono pronti tutti su questo, quindi nessuno forse la vuole. È un'affermazione. Il problema, a parte gli scherzi, credo che il problema dell'impianto complesso sia strettamente legato al problema della gestione dei rifiuti. Noi sappiamo tutti che gli ATO non esistono più, ci sono gli ARO che sono in fase di costituzione, cioè sono ambiti più ristretti, per definirli in poche parole, ed è in questo ambito che bisogna risolvere il problema. Naturalmente noi ne facciamo una battaglia politica già nella passata campagna elettorale, naturalmente siamo contro, anche se ritengo opportuno rivedere quel progetto pensando anche ad altri tipi di impianti che magari potrebbero insistere sul nostro territorio, ma la mega discarica benissimo, no. Roberto, la penultima a te, la dotazione organica del comune, dei dipendenti comunali. So che il commissario prefettizio ha definito in 70 o 74, ha definito esattamente 70. Il numero dei dipendenti, cioè, a tempo 70, indeterminato, 70? 74. Ah, ecco appunto, perché se mi si diceva 70 o 74. 74. Ecco. Quindi soltanto quelli a tempo indeterminato. Sì, questa è la, voi siete d'accordo? È la determinazione. Mobilità non ce ne sarà, eccetera. Beh, quando vedremo le cose come stanno capiremo. Naturalmente voglio dire questo, che qualcuno ha frainteso quello che è il nostro candidato sindaco. Ma l'abbiamo già chiarito nella trasmissione scorsa. Perfetto, quindi noi assolutamente non vogliamo che i dipendenti vadano in mobilità. Faremo di tutto per tenerli in qualche modo presso il nostro comune, anche perché sono comunque persone da valorizzare, perché riteniamo che il dipendente comunale debba essere valorizzato, formato soprattutto, e quindi assolutamente. Benissimo. Riteniamo. Nazario? Per quello che riguarda i dipendenti comunali, a mio avviso già ne sono pochi a San Nicandro. Il problema è un altro, vanno, come diceva Roberto, valorizzati e bisogna farli lavorare, come si suol dire, formandoli, così che diano servizi più efficienti ai cittadini e diano anche risposte più concrete a quelli che sono i bisogni dei cittadini sanicandrini. Condivido perfettamente, ovviamente. Non c'è, faccio fatica a pensare a un politico che voglia ridurre la pianta organica. No, perché quindi tutti saremmo concordi ad aumentarla, anche perché veramente necessariamente c'è questa esigenza a San Nicandro. Cioè, ho parlato con molti dipendenti che si lamentano. Si potrebbe fare un governo di coalizioni in modo che tutti sono d'accordo, che siete d'accordo su tante cose. No, lo scoop della Fondazione Zaccagnino, va bene.
Sì. Allora, un'ultima domanda che però è individuale per ognuno di voi. Allora, oppure voi. Gualano è stato scelto dalla coalizione perché? Perché per il suo impegno, per i problemi, per le riunioni che ha fatto, o è stato scelto perché è ritenuto veramente il migliore del centrodestra? Sì, qualcuno ci attribuisce la funzione del centrodestra, in realtà noi non ce lo siamo ancora posti. Noi abbiamo centro-sinistra, centro e centrodestra, perché c'è il PDL, quindi si dice centrodestra. Con la presenza del PDL deve essere forza. Indubbiamente, la presenza del PDL è una quota... diciamo l'individuazione di Pierpaolo, come è scaturita? Abbiamo anche Realtà Italia però. Sì, ma lui si è dimostrato, diciamo, secondo me, una persona forse più caparbia degli altri. Non è questione di essere il migliore, assolutamente no, ma credo che sia un grave errore porsi in questa maniera. Sicuramente è stato una persona che non ha mai abbassato la guardia nei confronti delle problematiche del paese, e lo ha fatto dimostrando anche la costante apertura di una sezione, anche quando ci hanno visti esclusi dalle amministrative scorse. Per cui abbiamo sempre dato un segnale che si rivolgeva appunto a tutte quelle persone che esprimevano un disagio, un non stare bene, ma anche persone appunto che ci parlavano dei loro sogni, di come volevano una San Nicandro diversa. E quindi su questa iniziativa, che è stata, ripeto, molto caparbia, molto tenace e prolungata nel tempo, senza sapere che ci sarebbe stato il dissesto, sì, l'avremmo continuato a fare comunque per altri anni, sì, fino alla scadenza naturale, la diciamo, scadenza del naturale mandato. Per poi magari quindi l'idea nostra era che 5 anni avremmo sentito e ascoltato e magari aver fatto qualcosa per la cittadinanza. Benissimo. Sel, si volevano le primarie, poi il PD è andato dritto perché hanno trovato l'unanimità su D'Ambrosio, poi Sel si è accodato. È andata così la cosa o è andata diversamente? Assolutamente no, è andata totalmente diversamente. Si può dire perché? Semplice. Allora, innanzitutto... il problema qual è? Il problema erano i tempi. Il problema è che si discuteva con il PD già da novembre, si era d'accordo che si dovevano fare le primarie. Ripetuto, a febbraio, idem a marzo, ci si vedeva io, il sottoscritto, con Mario D'Ambrosio, e si decideva che si dovevano fare le primarie. Questo succedeva circa a metà marzo. Però ovviamente ci si diceva a vicenda che bisognava allargare la coalizione. Purtroppo è noi. Pasqua è venuta bassa, la coalizione, per formare la coalizione intera si è arrivati lunghi con i tempi, e alla fine ci si è trovati con fare delle primarie in tempi brevi, tipo una settimana, o non farle. Per noi era una questione di principio, per noi fare le primarie per quale motivo? Perché si voleva dare la possibilità ai cittadini di San Nicandro di esprimersi, ma anche a chi faceva parte della società civile poter concorrere, se si riconosceva in quelli che erano i nostri ideali come coalizione. Purtroppo a noi non è andata bene, perché i tempi non ci hanno concesso. Avevamo deciso di andare da soli. Ma da soli poi sarebbe stata... Per non essere additati del suicidio, del centro-sinistra, alla fine si è deciso... torto collo, avete appoggiato... Abbiamo deciso, dato che comunque ci è stato chiesto insistentemente. Abbiamo chiarito anche questo. L'unione di capitanata. Nella prima rosa, diciamo, dei partiti che è venuta fuori all'inizio, non c'era l'unione di capitanata. Se non sbaglio, vero? Vero, Roberto? Che avevano scelto come candidato sindaco. Non c'era. C'era invece Democrazia Cristiana. Poi è sparita Democrazia Cristiana. Non chiedo perché è sparita la Democrazia, non lo so, non interessa, anche perché non c'è il responsabile e qui non può rispondere, però l'Unione di Capitanata ha appoggiato quindi Giordano. Sì. Come mai? Ecco, diciamo, la tempistica non è ancora chiara. Perché avete aspettato tanto per appoggiare Giordano? Allora,
scegliere... Chiedo scusa, giusto per chiarire meglio la domanda, perché si pensava che l'UDC stava, diciamo, aveva dei contatti con l'amministrazione di centrodestra, con quella guidata da Gualano. Allora, era la verità... Prego. Assolutamente, non, le cose sono andate in questo senso. Io voglio premettere questo, che la mia nomina di commissario dell'Unione di Capitanati è arrivata il 17 di aprile, quindi esattamente 10 giorni prima della presentazione delle liste. Naturalmente l'amico Gianmario Zaccagnino, che seguiva in qualità di segretario del partito i vari incontri, naturalmente ha avuto una sua visione, un percorso che noi abbiamo partecipato agli incontri su invito del PD. Non abbiamo mai ricevuto un invito da parte degli amici del PDL. No, ma forse voi vi siete proposti per il PDL. Voglio arrivare a questo. Fare un percorso chiaro. Meglio, si chiarisce. Perché allora qualcuno ha pensato di chiedere un incontro con questa coalizione invitando, voglio premettere questo, io personalmente non ero d'accordo perché conoscevo già eventualmente l'idea che in giro qualcuno balenava, però di fronte alla volontà del segretario del partito, il partito ha deciso questo, io non potevo che adeguarmi. Noi abbiamo costruito, diciamo, un'intesa con l'UDC, un percorso insieme all'UDC. Abbiamo partecipato, come dicevo, all'incontro invitati dal PD, abbiamo partecipato a degli incontri con la coalizione che poi ha individuato Mario Giordano candidato sindaco, ma prima che individuassero Mario Giordano candidato sindaco noi abbiamo partecipato a delle riunioni. È un passaggio fondamentale questo, è un passaggio. Poi abbiamo chiesto questo incontro con i due segretari, hanno deciso di chiedere questo incontro con il candidato sindaco Pierpaolo Gualano e la coalizione che lo sosteneva. Ahimè, il candidato sindaco non ha partecipato all'incontro, il segretario del partito più grande del PDL non è venuto, sono venuti alcuni delegati, i quali con molta eleganza, non abbiamo condiviso più un percorso e quindi sostanzialmente noi abbiamo ripreso un dialogo con gli amici di centro. Bene. Che nel frattempo, naturalmente non avendo più notizie nostre, hanno individuato un candidato sindaco. A questo punto l'amico Nazzaro diceva bene, i tempi erano ristrettissimi, non si poteva mettere in discussione l'amico Mario Giordano, ma noi l'abbiamo condiviso. Perché? Perché la nostra idea comunque era quella di un candidato che avesse già esperienza amministrativa, era un'idea attorno alla quale stavamo lavorando. Quindi l'individuazione di Mario Lucio Giordano non è stato non l'abbiamo subita, l'abbiamo condivisa, ed è un passaggio fondamentale questo, perché in giro se ne dicono tante in giro e ci tengo a sottolineare questa cosa, tant'è che nella riunione fatta da tutti i segretari di partito quando la coalizione è stata definita io ebbe a dire al segretario dell'UDEUR: allora, noi non siamo dei partiti appiccicati a voi, dobbiamo tutti condividere l'idea che ognuno di noi ha fatto un percorso, ha costruito un percorso, alla fine ci siamo ritrovati attorno ad un candidato sindaco che credo sia la persona che in questo momento, in considerazione di quelle che sono le situazioni particolari del comune, possa esprimere potenzialità nel dare il proprio contributo alla risoluzione delle problematiche. Bene, penso di essere stato chiaro nei vari passaggi. Ma io ti ho fatto questa domanda proprio perché se ne sono dette tante di questa cosa qua, quindi per problema di trasparenza, di un'informazione precisa. Benissimo, allora l'incontro è finito, ringraziamo Domenico Fallucchi per Oppure Voi, Roberta Augello per l'Unione di Capitanate, Sel per Nazario Tancredi. Vi diamo appuntamento per mercoledì dopodomani 15 maggio sempre alle 18 con Realtà Italia, Socialismo Dauno e Centro Democratico. Arrivederci a mercoledì.
Via, via, vieni, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Cheats, cheats.